Conoscete le zucchine spinose? Questo è il mio nuovo vizio. Sono deliziose. Se le trovate, compratele perché sono veramente buonissime. E oggi vi do una ricetta che vedrete che andranno a ruba. Sono veramente buone, buone, buone. Ci sono anche di queste zucchine senza le spine e sono buonissime uguali, hanno lo stesso sapore, anche di colore verde scuro, eh? Per prima cosa dobbiamo spelare le zucchine. Per non farci male, mettiamo dei guanti. Se non avete i guanti, tagliate la parte superiore della zucchina, infilzate una forchetta, un po' come si fa con i fichi d'India, e poi la spelate tenendola sopra un piatto, no? Io mi metto i guanti perché trovo molto più comodo sbucciarle così. Una volta che abbiamo sbucciato la nostra zucchina, la tagliamo a metà. E poi a metà ancora. Rimuoviamo il seme centrale, così. E ora andremo a ridurre a fettine molto sottili le nostre zucchine. Fatto questo, prendiamo una busta per alimenti, aggiungiamo dentro della farina 00 e un pizzico di sale. Per fare questa ricetta mi sono ispirata alla ricetta delle zucchine favolose che trovate qua nel canale, sono deliziose. Allora, prendiamo le nostre zucchine spinose tagliate e le mettiamo all'interno della busta. Scuotiamo in modo da infarinarle tutte quante. Per questa ricetta preferisco non darvi le quantità perché secondo me è inutile. Dipende molto dalla grandezza della zucchina e di quante ne volete fare. Io comunque vi consiglio di farne almeno 5-6 perché sono troppo buone. Fatto questo, mettiamo le zucchine all'interno di un setaccio in modo da rimuovere la farina in eccesso e in seguito le appoggiamo sopra una teglia con la carta forno. Condiamo con un po' d'olio, giusto un filo, così, e inforniamo le nostre zucchine alla massima temperatura finché non risultano belle doratine. Se serve, dopo 30 minuti di cottura più o meno, potete andare a girarli. Ed ecco qua il risultato, sono croccanti e vi giuro, sfiziosissime. Qui a casa oramai è diventata quasi una dipendenza, un giorno sì, un giorno no. Le trovo deliziose. Provate a fare le zucchine in questo modo e fatemi sapere, vedrete che vi stupiranno. Grazie e ci rivediamo presto con un'altra ricetta. Ciao ciao! Di capire quanto sono buone.